Daniele Longaroni, primo consiglio comunale per il sindaco di Castel di Scarto, eletto lo scorso 25 maggio. Per lui 15 giorni di attività nel comune e molte cose sono già state fatte, tante altre devono essere fatte. Come ti prepari e come stai vivendo questo giorno così importante del giuramento, come si dice in genere? Beh, io per fortuna ho un'esperienza maturata all'interno del comune di parecchi anni, no? Come consigliere comunale, come vice sindaco, per cui diciamo che il passaggio non è stato molto traumatico da questo punto di vista, perché sapevo quello che mi aspettava, no? Sostanzialmente, quindi è stato importante in questi 15 giorni ricostruire una squadra di governo che sostanzialmente riuscisse a recuperare il buon lavoro fatto in questi ultimi 20 anni di amministrazione a Castel Viscardo e che appunto diciamo ritrovasse forze nuove per portare avanti le tante idee che abbiamo anche lanciato in campagna elettorale attraverso un programma molto articolato che già nei primi giorni diciamo di lavoro stiamo cercando di contribuire a realizzare. Penso all'unità di intenti con il Comune di Allerona sulla gestione delle funzioni fondamentali che ci abbiamo insieme per far sì che questi due comuni ragionino la stessa lingua in termini di tassazione, in termini di servizi erogati da quando uno nasce a quando uno muore sostanzialmente. Quindi già su questo stiamo lavorando con Sauro Basili, ci siamo già incontrati in questi giorni. Oggi, lo ricordavi, è una giornata importante perché il primo consiglio comunale, il giuramento e la nomina oggi pomeriggio della giunta comunale, quindi la nomina del vice sindaco e degli assessori, una squadra dinamica, una squadra di persone che hanno voglia di fare e che ci consentiranno, io credo, a tutta la collettività di Castel Viscardo di avere sempre dei servizi all'altezza delle aspettative. In termini operativi, quali sono state le attività svolte in 15 giorni e quali saranno da qui nei prossimi mesi quelle più importanti che vorrai mettere in campo? Intanto siamo partiti con i lavori di ristrutturazione, gli ultimi lavori di adeguamento sismico della scuola che avevamo interrotto durante diciamo, l'anno scolastico e abbiamo aspettato appunto la fine della consigliatura e anche la fine delle elezioni per fare dei lavori nella massima sicurezza, quindi in questi giorni siamo partiti con un cantiere all'interno delle scuole. Siamo stati a Perugia per avere il finanziamento definitivo sulle strade di campagna, quindi avremo adesso l'assegnazione definitiva e potremo partire con le gare. Abbiamo già fatto un lavoro, come ti dicevo, importante anche per quello che riguarda la partecipazione dei cittadini alle attività del Consiglio Comunale, perché avevamo annunciato una diretta streaming del Consiglio e già da questa sera, ecco, speriamo diciamo, di essere in grado tecnicamente di portare all'interno del nostro sito comunale la voce del Consiglio di Castel Viscardo. Beh, ovviamente non possiamo che ringraziarti per questa innovazione portata anche nell'amministrazione comunale per dare ai cittadini la possibilità di partecipare in modo diretto alle attività del Consiglio Comunale. Dunque un in bocca al lupo per questa nuova avventura e anche personale per i cittadini di Castel Viscardo. Crepi il lupo.